Mi chiamo Barbara, ho 44 anni, sono di Giulianova e faccio la barista. Io sono brava, sono simpaticissima, sono solare, sono unica, ecco. Il mio soprannome è simpatia. Mi piace molto la discoteca, la musica, stare in mezzo alla gente. Io quando faccio le salate con i miei amici, cubo il mio, salgo, chiunque ce lo butto di sotto, perché ci devo stare io. Già a 14 anni scappavo da casa e andavo a Roma a ballare in tutte le discoteche. E così sono nata di bella, cioè nessuno mi tiene testa. Buonasera. Buonasera, ben arrivata. Grazie. Io sono Barbara, la maître. Io anche Barbara. Barbara? Non faccio la maître. Io con gli appuntamenti devo avere i capelli perfetti, tinta. Posso prendere il cappotto? Certo. Le unghie devono essere uguali al vestito che porto. Questo è un rosso fragola o fucsia? È un fucsia. Anche il rossetto, in tinta, le scarpe. Tutto, tutto. Caspita. Io sono un ragazzo meraviglioso, sono fantastico, ho tutte le doti del mondo, sono simpatico, sono serio, sono generoso, sono bravo, sono intelligente, sono lavoratore. Cosa dovremmo fare? Non so, qui è come aver fatto bingo senza aver giocato al bingo. Sono Davide, ho 46 anni, vengo da Falconara Marittima, un paese in provincia d'Ancona. Avevo un'attività di tabacchi, articoli per il mare, giocattoli. Sono un tipo a cui piace molto stare al centro dell'attenzione, questo devo ammettere. Quindi sono un po' la prima donna. Buonasera. Buonasera. La vedo entusiasta. Va bene, sono sorridente di mio. Bene. Prego, posso prendere la giacca? La ringrazio gentilissima. Non ho avuto, diciamo, relazioni serie nell'ultimo anno, perché ho preferito, diciamo, vivermi qualche liaison. C'è già qualcuno per lei? E quindi l'accompagno. Ah, va bene. Prego, mi segua. Caratterialmente mi piacerebbe avere una donna abbastanza sicura di sé. Ciao, ciao. Piacere, Davide. Barbara, ciao. Molto piacere. Come va? Ho fatto aspettare. E comunque allegra, dinamica, solare, divertente. Ragazzi, se no qui non scherziamo, eh? Facciamo le cose fatte bene? Dove sei? Io di Ancona, Falconara Marittima. Io Giuliano, Abruzzo. Il primo appuntamento va vissuto con estrema simpatia, semplicità, scherzo. Canice di bollicine anche per lei. Grazie. Brindare mille. Con la signora. Complicità, se ci fosse, sarebbe fantastico. Quindi la tua ultima fidanzata com'è? Raccontami un po'. Vuoi sapere? Voglio sapere, ultima... sì. La prima fidanzata era una ragazza bionda. Sì? Di dove però? Giulianova. Sì. Originaria della Moldavia. Questa liaison che ho avuto, diciamo, ultimamente è stata una ragazza che conoscevo da tanto, tanto. Diciamo che non ero innamorato. Quindi poi vi siete lasciati? Finita. È la vita. Io c'ho avuto un paio di donne che mi voleva sposare, però non ero innamorato, io ho cercato di troncare. Se devo stare con una donna per poi cornificarla, allora io non ci sto. Cioè non c'ho l'ipocrisia fino a sto punto. Te invece? Io sono single felicemente, sì. Ma perché ancora non ho trovato la persona adatta a me. Le mie relazioni tutte molto burrascose. Ho avuto la sfiga di incontrare traditori, bugiardi e falsi, cioè. Come dovrebbe essere la persona adatta a te? Solare, spigliato, simpatico. Naturalmente il carattere diventa ancora più, diventi ancora più cattiva, più aggressiva, non ti fidi, pensi sempre che quella sbagliata sei tu. L'aggressività è una maschera. Chi mi conosce bene sa quanto sono sensibile, buona e quanto sto male per determinate cose. Prima impatto è normale che un po' la, cioè, estetica la guardi, ma dopo è il contenuto di una persona. Cioè. Sì. Poi, certo. Perché magari tu ti fai un'idea e poi ti fai innamorare proprio di una persona che è l'opposto dell'idea che ti sei fatto, perché è così. Io il canone ormai nella testa non ce l'ho più. Esatto. Perché ogni volta che mi faccio un canone, poi tanto viene fuori una roba che non ci vedrà proprio niente. La reazione perfetta per me è quella un po' scoppiettante, diciamo. Risotto per lei. Grazie. E la rana pescatrice. Cioè, nel senso che
Oggi sono fuochi d'artificio, domani è amore puro. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Questa serata così, vero? Non l'avresti mai detto, di la verità. La reazione ideale sarebbe innanzitutto la costruzione di un rapporto solido. E quello si fa con cosa? Con la condivisione degli obiettivi. Già è una bella base per far iniziare a crescere la coppia. Anche te sarei chiesto. Che stronzo che tu vai avanti, no? Quella povera vittima, pensate. Ah, povera vittima, sei stata altruista, dai. Sei stata altruista. Chi ha a che fare con me?